Salve ragazzi, sono Jagon e benvenuti alla 13ª parte di Rayman 3 Udulmavok. Adesso, nello scorso episodio, siamo arrivati al deserto degli Ignaren e adesso continuiamo il nostro viaggio. Non vedo l'ora di terminarlo, eh. Comunque, se non ricordo male, questo fumo dovrebbe far male se voi ci finite sopra. Infatti, vedete? Io ho solo fatto vedere, non me lo ricordavo se faceva male. Tanto per avvertirvi, perché qualcuno spesso piace anche giocherellare con questo gioco, ma fate attenzione a non saltare a questo fumo che vi farà male. Comunque, non dovremmo passare di qua perché c'è la strada, anch'essa è bloccata da questi maledetti Ignaren. Quindi, se possiamo andare avanti, dobbiamo soltanto aggrapparci a questi due muri. Ok. E manca ancora tanto per finire il livello, eh. Quindi, adesso, qui dovete stare molto attenti a non cadere. Avete appunto notato perché. Quindi, qui a questo punto, dato che dovrete passare da una rete ad un'altra, state attenti a non cadere. Ecco. Oh! Quindi. Allora, non dovrebbe esserci nessun luogo nascosto qua. Ecco. No. Non ricordavo se c'era un luogo segreto anche qua. Ragazzi, vi divertite molto a prendervela con uno tutto solo? Sì, perché? Ti dà fastidio? Oh no, certo che no, che idea! Ora, di questa frase non ho capito se quel tipo tutto solo si stava riferendo a noi o a qualcun altro Ignaren, non lo so. Comunque, no, siamo bloccati qua, eh? E anche qui il meccanismo è lo stesso. Per superare questo livello dovrete suonare il gong. Però penso, ecco no, sta lì giù, lo vedete? E ovviamente dovrete essere sempre dotati del missile. Comunque, se voi cadete, potete risalire con il travestimento giallo. Ok. Ecco, anche qui appariranno gli spiriti. Quindi, anche qui, circa a metà di questo livello, ci sarà anche un boss. Allora, dove sta il missile? Per adesso non si vede, ma starà più avanti. Dovremmo passare per di qua, ed ecco che lì in basso starà, più vicino lì. Ora, dove sarà mai quell'animaletto? Penso dovrebbe stare qui sotto. Oh, vediamo anche l'ombra dell'Ognaren che sta passando. Eccolo. Quindi, se non volete perdere tempo, non cadete allora. Ok. Aspettate, non so se. Provo un attimo a cadere, non so se si finisce allo stesso punto. No. Si finisce in un altro punto che. Però beh, probabilmente si può risalire ugualmente. Non con il travestimento giallo, ma salendo queste ossa. Ecco, qui a questo punto fate attenzione a queste parti di muro che crollano. Quindi ritorniamo dove eravamo prima. Quindi eccoci tornati al punto di partenza. No, non di nuovo, Madonna santa. Che
peccato che se voi fate fuori questi spiriti non li vedete in nessun punto. Ok, dovrebbe notare. Continuate a spostarvi a destra e a sinistra per evitare il muro che crolla. Maledizione, alla fine mi hanno colpito. Ok. Ah. No, pensavo ci fosse qualcos'altro. Comunque, questo è l'interruttore di questa porta. Voi ci arrivate subito e niente. Dovrete solo premerlo, tanto riuscite a passare avanti anche se verrà disattivato quando voi ci togliete. Ok. Dovremmo servirci del travestimento blu. Quindi, per doverlo prendere, aspettate che l'Oknaren si allontani, perché lì vicino c'è appunto un Oknaren. Aspettate che si allontani, così lo potrete prendere, sperando che così non si accorga di me. Ah, giusto. Madonna santa, sto facendo un casino e non me lo ricordo questo livello, per questo non vi sto facendo capire. Vabbè, ora avete visto come bisogna fare per prendere quel travestimento. Io come un deficiente mi sono fatto colpire. Quindi ragazzi, scusatemi se non vi sto facendo capire, ma non tutti i livelli mi ricordo per bene. Oh, maledizione, madonna! Che palle! Guardate, già sto perdendo un bel po' di energia. Madonna! Maledizione, quanti fail sto facendo qua. Ah. Sto facendo un vero e proprio casino. Ecco, ora mi tocca risuonare il gong. Madonna. Non sto parlando tanto in questo video perché non c'è tanto da dire, mi sto più concentrando sul gioco che dover parlare. Ma nonna, ho bisogno di un bel po' di numeri rossi. Dov'era il travestimento rosso? Arancione? Dovrebbe stare di in basso. Eccolo, Madonna. Segniamo il gong. Bene, vediamo se avvicina. Grazie che ti sei allontanato. Madonna, lo stavo saltando. Se cado di nuovo proprio. Oddio, oddio, oddio. Sentito? Detto che ci sono dei teens che vi avvertiranno su come sbarazzare di questi maledetti Knaren. Oh, continua a seguirci, Visto che non è che ci ha tolto un room rosso di energia, ce ne ha tolti tre. Però, come caspita ci ha chiamato quel teens, insetto coda. Ok. Qui il travestimento giallo vi servirà soltanto per passare qui e prendere quella gabbia. Oh, non ho più aperto gabbie. Bene. Visto che ci hanno dato una bella gemma verde. Ok, ne sento un'altra.
chiede soccorso. Allora, Madonna. Certo che anche questa telecamera è un po' uno schifo, eh. Comunque, fortunatamente, se voi qui cadete, non ritornerete al punto di partenza quando volete risalire. Vabbè, almeno un po' mi riesco a ricordarvi di questo livello, va? Ok. Non mi ricordo se qua c'era un altro di quegli animaletti. No? Che mi sto confondendo con un altro punto. Fuori. Levatemi in mezzo alle scatole. Almeno ve lo consigliamo di scendere perché per prendere così quelle gemme. Dov'è? Ok, ora dovevo tornare indietro oppure è avanti. Non si sente più, allora starà sicuramente avanti. Ma ok, dov'è però? Ah, eccola. Devo andare a indicare il mio criceto. Yeah. E a questo punto quando noi stiamo? Stiamo a 16. Ok. Vi ripeto che sono troppo lunghi i livelli. Soprattutto quando si perde più tempo, perché vedete che sono passati 12 minuti. Aspettate, avevo sentito quell'animaletto prima, ma dove caspita era? Vabbè, fa niente, non è che è troppo importante. No. Ok. Il mio è più grande del tuo. Forse, ma il mio è molto più lungo. Guarda, posso anche toccarlo col naso. Volete farla finita con i nostri cappucci? Guardate, io scendo giù, so che perdo tempo, però magari mi aspetto di che possa esserci qualcosa di utile. E ovviamente mi sono sbagliato. Magari no? Sì, mi sono sbagliato come al solito. Oh, mi stanno circondando. No, non finiscono mai, ragazzi, quindi salite immediatamente se non volete perdere assolutamente tempo con loro. Vabbè, ragazzi, come dovreste superare questo punto? Ovviamente dovete sempre suonare il gong, ma dovrete prima suonare il gong e poi liberate i Teens da quella gabbia, perché se voi liberate prima i Teens e poi suonate il gong, le gemme che vi daranno, perché mi sembra che vi diano delle gemme, spariranno. Quindi dovrete sbrigarvi, dovete prima suonare il gong e poi liberare la gabbia. Meno male che ce lo danno al punto in cui non stanno gli Knarren. Ok, qua a sto punto nascondetevi dietro questi pali, in modo che così non vi scoprano gli Knarren, solo così potrete sorpassarli. In nessun altro modo, logicamente, mi insegue. Oddio. Anche qui il meccanismo è lo stesso, ovvero quello di nascondersi dietro questi pali. Sperando che mi sia nascosto abbastanza bene quando tornano indietro, così. Oh. Come caspita riesco a capire dove stanno? Oh, meno male. Ho detto che la telecamera è talmente uno schifo, non riuscivo manco a capire dove stavano i Knarren. Ok, la stessa cosa di qua. Ah! Non colpite gli Knarren con i missili, perché si accorgeranno subito di voi e vi prenderanno. Quindi cercate di non colpirli con il missile. Ah, non so se farò anche un let's play su Rayman 2, però penso di no, perché il gioco che ho di Rayman 2 non mi va, cioè si blocca spesse volte, ma non so,
Magari lo porto a Giuseppe e poi lo faccio, oppure non lo faccio per niente su Rayman 2. Dai, ne mancano 3 da aprire. Sì! E finalmente il livello è concluso. Credo. Sì, che culo. 64. Certo, con tutti quei danni che ho subito, non potevo fare sui 70 oppure di più. Vabbè ragazzi, io devo staccare subito perché se no, dato che anche questo livello è lungo, uscirà circa un'ora questa parte. Vabbè ragazzi, scusatemi se non mi sono chiarito abbastanza bene sul livello che ho appena concluso. Spero che l'abbiate capito da come l'ho fatto, non dalle mie parole, perché appunto io quel livello non me lo ricordavo abbastanza bene, quindi non sono riuscito a spiegarvelo bene come si fa. Quindi ragazzi, spero che non mi capiti più e ci vediamo al prossimo video e alla prossima parte di Rayman 3. Al prossimo video!